nostro tour della fantastica scuola media John Quincy Adams finisce qui. Non fa paura, vero? Imparerete molto. Un'ultima cosa prima di andare. Abbiamo un regalo da parte della nostra classe alla vostra. Pensiamo che una delle più grandi eredità sia l'amicizia. E non importa che succederà in questa scuola, gli amici avranno sempre un posto dove sedersi, parlare e sistemare le cose. Perché è incredibile, ma a volte la vita mischia il mazzo e fa incontrare le persone per una ragione. È quello che state provando? Cos'è quello? Tutti dobbiamo lasciare un'impronta. E noi due lavoriamo bene insieme. Congratulazioni, piccola mia. Adesso sei diventata la persona più istruita della nostra famiglia. Mamma, non hai fatto le medie. Tieni questo. Ok, era uno scherzo. Mi sono diplomata al liceo e ho anche 3 giorni di college sulle spalle. E se non avessi scelto neurobiologia, forse l'avrei finito. Quindi scegli bene la facoltà, tesoro. Congratulazioni, Farkle. Altri 4 anni e sarai a Princeton. Voglio andare dove andranno i miei amici. Avvicinati. Guarda questo posto. Parecchio diverso da dove siamo cresciuti. Sono felice che tu sia qui. Allora, com'è andato il ballo? A Vanessa piaccio più adesso di quando ero lì. Ora dice che le manco perché me ne sono andato. Devo ancora capirla questa cosa dell'amore. Devi sparire. Ho una decisione difficile da prendere ora. Sai che dovresti fare? Cosa? Devi sparire. Ma io non voglio sparire. Beh, allora ti meriti quello che hai. Come te la caverai? Hai davanti 2 belle persone. A una piace seguire le regole, all'altra infrangerle. Già. Una molto bionda, l'altra molto mora. Già. Devi scegliere, amico. Lo so. Quindi chi ti piace di più, io o Farkle? Congratulazioni, Riley. Ce l'hai fatta. Tutto merito suo? Ce l'avresti fatta comunque. Io non la vedo in questo modo, papà. Nessuno di noi. Grazie di essere stato l'insegnante di mia figlia. È stato un piacere. Senza di te, Farkle non avrebbe raggiunto il suo obiettivo. Grazie, Minkus. Lui ha grandi potenzialità. Grazie. Vedremo se riuscirà a sfruttarle. Certo che lo farà. Sai, non credo che tu abbia capito, papà. Cosa? Beh, il loro scherzo. Oh, non hai ancora saputo niente? No. Cosa hanno fatto? Ecco, abbiamo iniziato parlando di eredità. Di quello che abbiamo trasmesso. E di quello che non vogliamo rimpiangere. Di cosa vogliamo portare con noi? Stia tranquillo. Un piccolo furto alla scuola. Che cosa? Stia tranquillo. Rimettetela a posto. No, è nostra ora. Abbiamo preso la mascotte della John Quincy Adams. E la porteremo con noi. Che cosa avete fatto? Abbiamo rubato lei. Le dicevo di stare tranquillo. Ma di che state parlando? Ho chiamato lo zio Jonathan e gli ho detto che hai molto altro da insegnarci. Ti ha fatto promuovere, papà! Ovviamente il direttore scolastico non avrebbe spostato un insegnante per una sola studentessa, ma servivano molte altre persone che apprezzano il tuo lavoro. Noi genitori abbiamo fatto una petizione, ottenuto delle firme e l'abbiamo presentata. Sono stato molto convincente. In quanti hanno firmato? Tutti i genitori. Vogliamo che i nostri figli abbiano il meglio. Sei stato promosso, Cory. Di nuovo. Dobbiamo restare insieme. Hai detto che hai molto altro da insegnarci. Ora potrai farlo. Girl Meets World su Disney Channel.